Siamo col vicepresidente della Croce Bianca di Pornassio, Angelo Toscano, 50 anni, mezzo secolo di Croce Bianca. Quando è iniziata la storia? Era un sabato di 50 anni fa, oggi è venerdì, era un sabato, quando un gruppo di persone si sono riunite e hanno deciso di dare vita a questa associazione. L'hanno deciso su sollecitazione del territorio. In quei tempi avevamo ancora una stazione sciistica molto fiorente, con tanta gente che la frequentava, per cui diventava importante anche portare il soccorso, garantire il soccorso in quell'ambiente, e questa gente aveva pensato di poter rispondere alle esigenze in questo modo. È stata costituita questa associazione sta vivendo il suo 50° anniversario proprio oggi, e diciamo che lo sta vivendo con grande serenità, con grande gioia, perché è un traguardo veramente importante, pensando sempre che possa essere l'inizio di un altro periodo altrettanto importante. Quanti mezzi dispone la Croce Bianca di Cornassi? La storia della Croce Bianca è iniziata con un mezzo, e poi nel tempo, grazie all'iniziativa dei vari consigli di amministrazione che si sono succeduti, siamo arrivati ad avere tre ambulanze che sono dotate di ogni mezzo, di ogni attrezzatura per il soccorso più avanzato, più due macchine. E i volontari quanti sono ad oggi? Contiamo su una quarantina di volontari e su quattro dipendenti in questo momento. Purtroppo dobbiamo fare una constatazione che è inevitabile: purtroppo i nostri comuni, i nostri paesi si stanno spopolando per un fattore normalissimo, e questo ne consegue che il numero dei volontari progressivamente sta diminuendo, però è un'evoluzione a cui non possiamo fare fronte. Oggi è una giornata importante per il comune di Pornassio e i comuni limitrofi. Certamente sì, ricordare i 50 anni di attività della Croce Bianca qui al Colle di Nava, unitamente agli altri sindaci dell'Alta Valla Roscia, di Cosio da Roscia, di Mendatica, di Montegrosso Pionlatte, è un avvenimento sicuramente che ci rende tutti molto orgogliosi per quello che la Croce Bianca ha fatto per questa comunità in tanti anni. Bisogna ricordare gli interventi nel settore della dialisi, nel settore di pubblica assistenza, ma anche per le emergenze molto importanti. In ultimo, direi che la recente pandemia, questi 2 anni, sono stati importantissimi, perché hanno triplicato la loro presenza sul territorio, dando sicurezza a chi vive qui nella nostra vallata. Sindaco, anche lei qui a Pornassio per questa importante celebrazione, mezzo secolo di Croce Bianca. Beh, tutto ciò che è volontariato va aiutato in ogni modo, anche con la presenza, anche con la testimonianza di essere vicini a chi fatica per garantire un servizio di sicurezza e di assistenza alle nostre comunità. E questa occasione è il cinquantenario di una piccola Croce Bianca, ma che ha una storia importante e riesce a mantenere ogni giorno dei turni di presenza, per cui è garantita il ricovero e l'urgenza per tutte le persone della nostra comunità. Sindaco di Mendatica, quanto è importante avere un presidio sul territorio come la Croce Bianca di Pornassio? Sicuramente l'avere la Croce Bianca di Pornassio sul territorio è una cosa fondamentale. Oggi qua siamo a festeggiare i suoi 50 anni dalla nascita, e non possiamo far altro che ringraziare chi 50 anni fa ha avuto questa idea e si è messo lì con i mezzi che aveva e ha iniziato questo percorso che è cresciuto tantissimo negli anni, grazie anche a chi si è dedicato, ai volontari, giovani, meno giovani, e anche oggi lo dimostrano tutti quelli che sono qua. E
e quindi è una sicurezza fondamentale per noi, per la nostra sicurezza, perché essendo anche distanti comunque dalla costa, dai presidi ospedalieri, avere un'assistenza così in loco è fondamentale, quindi non possiamo che esserne felici. In qualche modo noi cerchiamo di comunque di sostenerla anche come amministrazione, purtroppo nelle more dei nostri bilanci che sono risicati, però insomma in qualche modo cerchiamo di dare una mano a tutti quanti.